Il 227esimo anniversario della Polizia Municipale a Torino, un bel compleanno, un bel traguardo. Un grandissimo traguardo, un corpo che ha accompagnato la storia della città per oltre due secoli e che aspira ad essere protagonista non per primeggiare o per mettersi in evidenza, ma per essere come sempre al servizio della città. Lo stato di salute del territorio. Lo stato di salute è, come hanno detto anche gli esponenti istituzionali, la sindaca, il questore, lo stato di salute è molto buono. Questo vuol dire che bisogna mantenerlo così, non bisogna mollare e perdere l'attenzione proprio per tenere questo stato di salute dal punto di vista della sicurezza e della convivenza civile molto alto. Che mesi sono stati questi e che mesi si prospettano? Beh, sono stati mesi molto impegnativi perché questa città è comunque una città ricca di eventi, lo sport, gli eventi culturali, la vita di una città che comunque è di 900.000 abitanti e molti che vengono qui per lavorarci, quindi il nostro lavoro H24 è sempre impegnativo, ma siamo qui per questo. Le prossime priorità? Le prossime priorità saranno un progetto ministeriale molto interessante che ci vede in prima linea nel contrasto e nella prevenzione all'uso di stupefacenti nelle scuole e poi soprattutto il controllo del territorio contro il degrado e la sicurezza stradale. Questo è il nostro core business. Il suo augurio alla Polizia Municipale? Io spero di essere qui ancora per tanti anni a festeggiare, ma soprattutto che la città sempre di più senta il desiderio e il piacere di festeggiare i suoi civici.